Fit Valerio. Ciao. E anche se questo orologio segna le 10 e 3 da non so quante ore, oggi faremo il nostro primo mukbang. Yeah. Va molto di moda, sai cos'è? Che parliamo mentre mangiamo. Sì, devi parlare. E oggi cosa ci mangiamo? Oggi è luna di notte, cioè oggi siamo appena tornati dalla mia mostra, ragazzi. E niente, quindi abbiamo fame. Non ce l'hanno tagliata. Non ce l'hanno tagliata. Vedi se c'è un tortello. Noi abbiamo preso questa pizza. Le olive. E le olive e un tartufo bianco per rientrare nella spesa minima. L'unico tortello che ho trovato è questo. L'unica posata che ho trovato. Guarda che questo funziona. Senti Valerio, mangiati un'oliva almeno nel frattempo. Oh, no. Sentiamo se sta di lievito. Scusate ragazzi, cioè siamo stanchi morti. Com'è tipo così? Cioè spiega cosa stai facendo. Praticamente tipo se spezzi, se è morbido, capisci? Se è buono, poi se non sa di acido, ma questo sa di bangladino, quindi sa di formaggio bangladino. Com'è secondo te? Buono. Sì, però non so, non sa di pizza di Roma. Cioè si sente il gusto di Milano. Perché una pizza che stiamo via. Mi passi un po' di un fazzoletto, per favore. Ma l'acqua? Non era questo, perché quella che avevamo preso l'acqua era poco. Quindi suppongo che l'acqua sia del rubinetto. Andiamo a leggere le recensioni di questa pizzeria. Fa schifo. È la merda. Oh, Valerio. Non mi lascio il tuo bicchiere. In bagno. Girato, calato. Voglio usarlo come cavalletto. Io non vorrei fare product placement, però mi fa ridere il nome di questa pizzeria. Si chiama Pizzeria Santa Maria 2. E la chi è Santa Maria 1? Di Saint Mary ce n'è una sola. Oh, un pezzo di pizza è andato sul mio telefono. Allora, recensioni. Ha sbagliato la bibita e anche la focaccia, però gli ha messo 3,5 stelle. Valerio, questo sei stato tu. Valerio, 5,5 stelle, la recensione è ok. Un tale bizio. Che chi cazzo è? Bizio. Bizio che non ti venga il bizio. Dice, lasciate stare. Nome Abdo. Che è Abdo? Non lo so, uno che mette 6 stelle scrive tut bn e bono. Tu gli ho capito. Alberto dice, hanno sbagliato l'ordine, mi hanno portato una pizza normale nonostante ne avessi ordinata una gigante. Voleva una gigante. Tu hai una pizza gigante. Mi sono arrivate le crocchette al posto delle patatine dopo 2 ore. Non capisco se è un modo per dire che le patatine si erano ammosciate così tanto che si erano unite a fare le crocchette oppure... Che è successo? Che te ne vai? Così, lasci la pizza a metà. Sì. Vabbè, non ho parole. Però a parte questi qui ci sono certi che fanno recensioni buone. Uno ha detto che il fattorino era molto e simpatico. Che voleva scrivere? Buono. Sei molto. Molto. No, mi è caduta l'acqua sul telefono. Mi è caduta l'acqua sul telefono. Stavo bevendo. Ma scusa, ma il gelato... Sembra che qualcuno ci sia seduto sopra. Io lo metto in freezer. Comunque, cioè, il mukbang più squallido di YouTube Italia. Tagliare la pizza con un coltello. Con un coltello di plastica. Con cui prima Valeria ci si è girato il caffè, tra l'altro. E l'ho pure succiato. E io lo stavo usando per, cioè, ero tentata di, ma non l'ho fatto. Ho usato una cannuccia di usarlo per mettermi le ciglia fritte. Non senti che hai detto? Tu stai dicendo le posate? Sì, sì, sì. C'era il tizio dell'appartamento che tipo mi ha detto: tanto sicuramente so che la prima cosa che mi chiederai è dove sono le posate. Io penso tipo, ma veramente, cioè, ma chi me ne frega, no? Allora tipo non ho iniziato ad ascoltarlo mentre mi diceva: guarda che si apre lì, vedrai qui. E io gli ho detto: sì, sì, ho capito. Ho mentito. Signor Maurizio. Però molto gentile. Però ascoltici. Senti, tu non ci hai mai parlato. Io l'ho ascoltato. Vuoi raccontare qualcosa? Non ti trovo in carica. Mamma mia, ma mangiato e fai la staffetta. Oh, che vuoi? Mi sono mangiato tutto il gelato. Come si mangia il gelato? Mm-hmm. Volevo provarlo con la pizza. Guarda, trovato. La cosa che mi impise. Ora finisci la pizza. Non ti alzi finché non hai finito la pizza. Buona vita. Buona la vita. No, aspetta, c'è la pizza. Non voglio mischiare i sapori. Non voglio fare fusion. No, vai l'ultimo, voglio gustarmela. Aspetta. Ora tutto panirettato come lip gloss. Guarda, adesso che schifo, l'ho tipo fissata. Vabbè, devi mangiare tanto. La crosta è un po' strana, però è buona. Bravi Saint Mary 2. Non posso chiamare i miei ragazzi come voglio. Chiamali come ti pare. È un documentario sulla pizza. Con napoletano.
Abbiamo visto un documentario sulla pizza. A un certo punto si vedevano questi che andavano, erano degli americani, dove in giro per il mondo. A un certo andai in Italia e ovviamente quelli parlavano italiano, quindi cioè non li doppiavano. Cioè tipo l'esperto della pizza, che era tipo un napoletano, poi oh, c'è la pizza, però cioè, io non capivo niente. Quindi cioè, io dicevo, ma e poi chissà come l'avranno tradotto, tipo this is my pizza. Tipo tutto forbito. E invece magari c'è tutt'altro. Hai finito? Sì, basta, mi sta posto così. Pizza a colazione. Pizza a colazione e pure il gelato a colazione. Gelato a colazione. Pizza e gelato, io lo dico sempre. Pizza e gelato. Pizza, gelato e Coca-Cola. È il sabato sera delle medie. Che è venerdì, oggi è venerdì. Sì, ma io dicevo il sabato sera delle medie in tipo, che fa, cosa fai alle medie? Cioè, almeno tipo, oddio, andiamo a mangiare la pizza e beviamo la Coca-Cola e mangiamo una gelata. Che poi, raga, quando io ero giovane chiedevo i soldi ai miei. Sì, devo comprare un gelato. Ovviamente non ci compravo un gelato. Invece adesso veramente mi compro il gelato il pomeriggio. Stai invecchiando, Livia. Mo tra un po' darai i soldi ai tuoi nipoti. Ma per il gelato. Ma che dici? Vabbè, raga, io penso che il mukbang finisce quando uno finisce di mangiare. Sì, infatti. Sì, niente, qui è avanzata una festa e un pezzo. Facciamo il continuo domani. No, ma non c'è il forno a microonde. Però io ho il forno normale, facciamo la pizza rosa qui. Sì, però quello ha detto, dovete lasciare come avete trovato. Perché mi deve lasciare, mi non toccare niente. Domenica ha detto che arriva di qui. Mi non toccare niente. Uffa, potevamo soffrire del forno. Vabbè, raga, questo era il mio primo mukbang. Spero sia andato bene. Ma poi a me mucche mi fa pensare ai mucche, quindi io alle tazze, mi immaginavo una mucca in tazza, non so perché. E niente, io spero che questo video vi sia piaciuto e ciao. Ciao.